Sacchi Devi sorrideva. Sacchi Devi was smiling. Guardando le attività di Nityananda. Watching the activities of Nityananda. E sentiva un grande affetto materno verso lui. And she was feeling a great maternal love for him. Perché pensava in Vishvarupa. Because she was thinking about Vishvarupa. Le parole di Nityananda gli ricordavano profondamente il suo figlio maggiore. The words of Nityananda resembled very deeply the words of his of this son. His older son who had left home. A volte Nityananda era molto simile a lui. Sometimes Nityananda was very similar to him. Senza che nessuno lo sapesse, Madre Sacchi sentiva amore per sentiva amore per entrambi. Senza che nessuno lo sapesse. Madre Sacchi sentiva amore per entrambi. Without no one knew, in that moment Sacchi was feeling love for both of them. Tanto Nityananda come Vishvambara. Nityananda as well for Nityananda as well for Vishvambara. Quando Nityananda uscì dal suo trance. When Nityananda came back from his trance, si vestì solo. He just dressed. Sacchi Devi. He just dressed himself and Sacchi Devi. Gli do 5 pasticcini di latte. Gave him 5 sweets of milk. Nitai prese uno dei pasticcini. Nitai took one of the sweets. E gli altri 4 li buttò. And the other 4 he threw them. Sacchi Devi, sorpresa, chiesa, perché li butti via? Sacchi Devi was very surprised and she asked, why you throw them? E Nityananda rispose. E Nityananda answered. Perché hai messo tutti i dolci in un unico posto? Why you put all the sweets in one place? Sacchi Devi dunque disse: non ho più nulla da darti. Adesso cosa mangerai? E Sacchi Devi allora disse: Sacchi Devi said, I have nothing to give you now. What will you eat now? Nityananda rispose: chiedilo e sicuramente qualcosa arriverà. E Nityananda answered, you just ask and for sure something will come. Sacchi Devi entrò in cucina e trovò con immenso stupore. Sacchi Devi went in the kitchen and she found with great astonishment i 4 dolcetti che Nitai aveva lanciato. The 4 sweets that Nitai threw. E pensò in voce alta. And she thought and she was thinking with a loud voice. Però se lanciò i pasticcini, come possono essere qui di nuovo? If Nityananda threw the sweets, how they can be here? Sacchi Devi era sorpresa e contenta. Sacchi Devi was surprised and happy.
carne, pulì i pasticcini dalla polvere e li offrì di nuovo a Nityananda. She cleansed from the dust those sweets and again offered to Nityananda. Ma trovò lui mangiando dei ladus. But she found him eating some ladus. E chiese, Nityananda, dove hai preso questi ladus? And she was asking, Nityananda, where did you find those ladus? E il signore Nityananda rispose, and Lord Nityananda answered, ho visto che eri arrabbiata quando ho lanciato i pasticcini e allora li ho portati qui di nuovo. I saw that you were angry when I threw this sweet, so I again brought them here. Osservando questi miracoli, Sachidevi pensò nella sua mente. By seeing those miracles, Sachidevi was thinking in his mind. Chi può conoscere le straordinarie qualità di Nityananda Prabhu? Who can know the extraordinary quality of Nityananda Prabhu? E allora lei disse a Nityananda Prabhu, perché mi confondi in questo modo? And then she said to Nityananda Prabhu, why do you bewilder me in this way? Io so molto bene che tu sei il Signore Supremo. I know very well that you are the Supreme Lord. Per favore, please, smettila di usare il tuo potere illusorio con me. Don't use your illusory power potency with me. E fu così che il signor Nityananda and in this way Lord Nityananda esibendo un umore da bambino a mood like the mood of a child iniziò a correre dietro Sachidevi. Started to run behind Sachidevi, cercando di toccare i suoi piedi. Trying to touch her feet. Ma lei scappò disperatamente. But she ran desperately. Queste sono le super eccellenti attività del signore Nityananda. Those are the super excellent activities of Lord Nityananda. Danno piacere ai devoti pii. They give pleasure to the pious devotees. E dolore agli invidiosi. And pain to the envious person. So this was a very beautiful meditation on some small part of Chaitanya Bhagavat. Questa era una bellissima meditazione su delle piccole parti del Chaitanya Bhagavat. Sachimata is incarnation of Madre Yashoda. Sachimata è un'incarnazione di Madre Yashoda, la mamma di Krishna. So Madre Yashoda was always playing with baby Krishna and his brother Balaram. Madre Yashoda giocava sempre con il piccolo Krishna e suo fratello Balarama. So when Chaitanya Mahaprabhu came in this world, then Madre Yashoda appears as Sachidevi. E quando Chaitanya Mahaprabhu venne in questo mondo, sua Madre Yashoda apparve come Sachidevi. Krishna appeared as Nimai. E Krishna apparve come Nimai. And Balaram appears as Nitai. E Balarama apparve come Nitai. Balaram's expansion, that is the Sankarshan. L'espansione di Balaram, ovvero Sankarsha, appeared as the son, eldest son of Sachi, that is Vishvambar. Apparve come il figlio maggiore di Sachi, ovvero Vishvambar. But when he was quite young, he was listening to Srimad Bhagavatam from Advaita Acharya, and he realized, oh, this world is worthless as a piece of straw, and he left everything and became a sannyasi. Left home. E quando lui era molto giovane, ascoltava lo Srimad Bhagavatam da Advaita Acharya e realizzò che questo mondo è inutile
come un filo d'erba. And he traveled everywhere and finally he passed away in South India in Pandharpur. Così prese il voto di rinunciato e viaggiò ovunque in India e infine lasciò questo mondo nella città di Mandalpur. He was the incarnation of Mahasankarshan. Ma lui era l'incarnazione di Mahasankarshan. And when Nityananda was traveling around Indra and Parikrama, when he passed away, he didn't die, he entered into Nityananda Prabhu. E quando Nityananda Prabhu stava viaggiando anche lui in pellegrinaggio per l'India, poi quando il fratello maggiore di Chaitanya Mahaprabhu lasciò questo mondo, non morì ma entrò dentro Nityananda. Because Sankarshan is the expansion of Balarama. He comes from him, so he went back into it. Perché Sankarshan è un'espansione di Balarama e Nityananda è Balarama stesso, quindi l'espansione di Balarama poi è tornato dentro Balarama. When Nityananda Prabhu came to Navadvip, Sachi was looking at him. It's just like my son has returned. E quando Nityananda arrivò a Navadvip, la mamma di Chaitanya Mahaprabhu lo guardava e diceva: wow, ma è proprio come il mio figlio maggiore. And what made it even more beautiful is that because Nityananda was avadut, most of the time he's in the trance, he does not know even where he is. He thinks he is Balaram, little Balaram, running around and playing in Vrindavan. E la cosa che rende questo più bello è che Nityananda Prabhu, essendo una avaduta, lui è costantemente nella trance spirituale, in Samadhi, e quando è in questa trance lui molto spesso gioca, è nel mood di Balarama, il fratello di Krishna, e gioca come un piccolo bambino. So just as Madhya Yashoda relishes the childhood pastimes of the Balarama, so Sachimata was relishing the pastimes of Nityananda Prabhu. E allo stesso tempo, e allo stesso modo come Madhya Yashoda assaporava i passatempi del piccolo Balaram, così Sachimata assaporava i passatempi del Nityananda. So the Vedas say Om Purnamadah Purnamidam Purnapurnamudachyate Purnasya Purnamadya Purnameva Vasishyate. The Supreme Lord is complete and what emanates from him is complete. And even though unlimited things emanate from him, he is not diminished, he remains complete. I Veda dicono che il Signore Supremo è completo e tutto ciò che emana da Lui è completo e anche se infinite cose complete emanano da Lui, la sua completezza non è mai diminuita. So if you give Nityananda 5 sweets, if he throws 4 of them away, they're still 5. Quindi se voi date 5 dolci a Nityananda, se lui ne lancia 4, ne ha ancora 5. In addition to those 5, there's only also unlimited. In addizione a quei quattro ne ha anche illimitati là dentro la scatola. So he's unlimited, he's inexhaustible, but because he's playing like a baby, he just has inexhaustible sweets. E quindi lui è inesaustibile, è infinito, ma siccome gioca come un bambino mangia infiniti dolci. So in this way, though it seems a simple pastime, it has many profound ecstasies in it. In questo modo, anche se sembra un passatempo molto semplice, ha delle estasi molto profonde in esso. So thank you very much to the actors and thank you for the narrator. Vrindavan Das Thakur. Especially to the sutradhara, the director of the drama, Shiki Mahiri. When I came to the festival, I said to Shiki Mahiri, what day are you going to make a drama? He said, every day, good day. Quale giorno farai il teatro? Sì, che lui mi dice tutti i giorni, Gurudeva. So Sikhi Mahiti has the unlimited enthusiasm for this service. Quindi Sikhi Mahiti ha un entusiasmo infinito per questo servizio. Gaur Premanande!